Signori, bentornati su Football Manager 2022, terzo episodio della carriera. Nello scorso episodio abbiamo iniziato il campionato di Serie C con ben 3 vittorie, 2 per 1-0 e l'altra, se non sbaglio, era per 5-0. Quindi dopo 3 giornate siamo a punteggio pieno in campionato. Se vi siete persi il video, ve lo lascio in alto nelle schede. Detto questo, signori, cominciamo questo nuovo episodio. Allora, signori, siamo sulla schermata di Taranto-Bari. Iniziamo l'episodio con un bel derby che in classifica potrebbe cominciare a essere già abbastanza focoso perché praticamente siamo terza contro prima in trasferta, quindi vediamo di non partire col piede sbagliato già da questo episodio. Comunque, per cavoli miei mi sono giocato la partita di Coppa Italia contro il Padova, quella del ritorno. È finita 1-1, però visto che l'andata avevamo vinto, sono passati il turno e quindi al terzo turno, che sarebbero gli ottavi, si giocherà contro il Renate ed è partita secca, però comunque a noi non interessa. Quindi, signori, sto facendo casino con la telecamera, come dicevo. Detto questo, andiamo subito a sorteggiare il nostro imprevisto di oggi. Ok, ci sono entrambi. Allora, come sempre, allora dobbiamo fare un numero da 1 a 20. Cosa stai facendo? Da 1 a 24 andiamo a generare 19, che è, niente, a un passo dal calcio scommesse, ma meno male, meno male. Quindi andiamo a togliere questa roba, quindi non succede niente per questa partita. Quindi andiamo al prepartita di Taranto Bari. Allora, schermata prepartita di Taranto Bari, come sempre il miglior 11 titolare che si può schierare. Sono ancora fuori entrambi Citro e Mallamo, però diciamo che potrebbero subentrare a gara in corso, però non li voglio rischiare dal primo minuto, quindi andranno titolari sulle fasce Khedira e Marras. Ho impostato le impostazioni su ho impostato le impostazioni sugli avversari con i vari ho messo le marcature ai tre trequartisti dietro Saraniti. Non ho messo il piede debole a Saraniti perché, come potete vedere, gioca bene con entrambi i piedi. Messo pressing ai due terzini e anche ai centrocampisti, perché, soprattutto a Bellocco, perché in teoria dovrebbe essere il loro regista. Quindi devo andare a fare un'ultima cosa, ovvero mettere l'ampiezza di difesa standard, visto che giochiamo contro un attacco con le fasce. Quindi, detto questo, signori, andiamo e scendiamo in campo. Ok, signori, ci siamo. Benvenuti a Taranto, benvenuti a questo derby pugliese tra Taranto e Bari. Signori, questo è un derby abbastanza importante, anche se siamo solo alla quarta giornata, perché le due squadre che sono scese in campo oggi si trovano nei piani alti della classifica. Il Taranto, che è la squadra di casa, è terzo, mentre attenzione a questa traversa incredibile di Giovinco, pericolosa azione del Taranto. Dicevo, come potete vedere la classifica, il Bari attualmente è primo mentre il Taranto è terzo, quindi un'eventuale vittoria dei padroni di casa potrebbe portarli in vetta alla classifica da soli, però il Bari non ci sta a questa cosa. Quindi Antenucci fa la sponda per Maras, ma viene bloccato da un difensore del Taranto. Beh, direi che è stato un primo tempo molto ricco di emozioni, letteralmente un'azione abbiamo visto, anzi forse due. Comunque, è durato tipo 30 secondi il primo tempo, statistiche abbastanza alla pari, diciamo. Andiamo negli spogliatoi e io farei un bel. Quello che ho visto non mi soddisfa per niente, quindi i voti sono leggermente negativi, proprio al momento non voglio fare nessun cambio. Magari adesso metteremo Mallamo e anche Cito per cercare di spezzare questo equilibrio attraverso i cambi. Comunque, per il momento vediamo cosa combineranno in questi primi minuti del secondo tempo. Calcio d'angolo per il Taranto, siamo al 57esimo. Giovinco col destro va dentro l'area, trova Belloc che di testa ci arriva, ma la butta sopra la traversa. C'è una rimessa in zona d'attacco per il Taranto, c'è Labriola che entra dentro l'area e prova il tiro, ma c'è Frattali che blocca senza problemi. Allora, visto che siamo al 60esimo, è il momento dei cambi. Allora, metterei Maras a sinistra e dentro Mallamo al posto di Khedira. In difesa stiamo facendo un po' schifo con i centrali, però non me la sento di cambiarli, onestamente. Toglierei Maita che sta facendo pena, quindi dentro Scavone. Scavone, Di Gennaro.
In bocca per Antenucci. Antenucci è tutto solo davanti al portiere, la butta sopra, cioè fuori proprio dalla porta. Allora, cambio flash di Gennaro, è stanco, quindi mettiamo dentro Ruben Botta. Pulcino è ammonito, Pulcino lo tolgo perché non voglio brutte sorprese, quindi dentro Belli. E l'ultimo cambio ce lo teniamo per il finale. Antenucci, comunque questa partita è molto, diciamo, molto triste, molto povera di episodi, non si è visto praticamente poco o nulla rispetto alle altre partite. Labriola in buca per Italenga davanti al portiere di Italenga, lo supera però si è allargato troppo, quindi la butta in mezzo per Giovinco e c'è il gol del Taranto. Giovinco ha segnato su bell'assist di Italenga e questa è brutta, questa è brutta. Allora, mentalità offensiva, ritmo più alto, passaggi un po' più diretti, contropiede, passa da velocemente, qua alziamo tutto. Passaggi, cioè pressing asfissiante, e direi di fare un cambio. Metterei dentro Simeri al posto di Bianco. Facciamo un 4-2-4 con Marras ala d'attacco insieme a Mallamo. Ruben Botta lo mettiamo dietro e lo mettiamo regista. No, lo mettiamo centrocampista centrale d'attacco. Anzi, lo mettiamo mezzala di supporto. Simeri a fare il fulcro del gioco in supporto. Belli esterno completo, no, esterno invertito di supporto. E Ricci lo mettiamo a fare l'esterno completo in supporto. E proviamola così. Malamo sulla destra, mette il cross in mezzo per Antenucci che in questa partita è stato marcato peggio di non so chi per tutti i 90 minuti. Non ha avuto proprio modo di esprimersi oggi Antenucci, vista la marcatura asfissiante. Stanno giocando solo loro. È incredibile. Giovinco con il destro va sul secondo palo. C'è un fallo di mano in attacco, quindi calcio di punizione per il Bari. Siamo nei minuti di recupero. È un completo assalto del Taranto. Il Bari non riesce neanche a costruire un'azione decente. La partita è in totale controllo del Taranto. Qui c'è un lancio sbagliato da parte di Bellocco, quindi potrebbe essere l'occasione per il Bari di costruire un'azione che potrebbe portare al pareggio. C'è Mallamo che va da Antenucci, che va da Simeri. Attenzione a Simeri, si deve allargare sulla destra. Simeri arriva sul cross, sul secondo palo, ma c'è una respinta. Ricci, che ha un po' di campo davanti a sé, entra in area e poi riesce. Brutta in mezzo, attenzione Marras! Non ci credo, traversa! No, porco! Tutto, Madonna mia, quella traversa di Maras, non ci voglio credere, non ci voglio credere. Che peccato. L'unica azione fatta bene in tutta la partita, abbiamo preso pure il palo. Ricci, dai, c'è ancora tempo. Simeri per Maras che sta correndo con Buffa, la butta in mezzo per Mallamo di testa. Attenzione, una trattina di Mallamo, ancora il palo, ancora il palo. Oh, ma che dobbiamo? Bisogna fare un allenamento sui tiri qua, non è possibile. Su 10 tiri, 8 vanno sui pali. Non è possibile, due pali in un minuto. Dai, questo finale è in completo controllo del Bari. Simeri, che cazzo fai? Che è sto lancio? No, non ci sto a perdere il derby così. Non ci sto, non ci sto. Ti prego, mettila bene. Niente, finita. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. È finita. Ma guardate come devo perdere questa partita. Come devo perdere questa partita con due pali nell'ultimo minuto di recupero. Non ci voglio credere. Quindi arriva la prima sconfitta del Bari in campionato. E io però non mi voglio incazzare. Se siamo stati sfortunati, sarebbe stato bello vincere, ma non era destino. Ma guarda, cioè, boh, veramente. Non ho parole. Non ho parole per quello che ho visto. Comunque, andiamo avanti. Quindi, al momento perdiamo la vetta della classifica. Ora cosa c'è da giocare? C'è Bari-Vibonese. Quindi, si gioca il 26 settembre, tra una settimana precisa. Quindi, ci troviamo, signori, al 26 settembre. Ok, ragazzi, 26 settembre, Bari-Vibonese. Siamo nella schermata.
La classifica attualmente ci dice che siamo quarti, a 3 punti dal Foggia che penso abbia vinto la sua partita. Il Taranto deve ancora giocare, quindi andiamo a sorteggiare l'imprevisto di questa partita. Allora, andiamo a generare sempre un numero da 1 a 24 e andiamo. Non ci credo. È uscito calcio scommesse. No, non ci credo. È uscito calcio scommesse. No, no. È uscito calcio scommesse. Porca fu. Devo stare calmo. Devo stare calmo. È uscito calcio scommesse. Bene. Chi è? Adesso esce Antenucci, se esce l'11 io giuro mi butto giù, se esce Antenucci bestemmio, ti prego non far uscire l'11. 8. Chi è 8? Chi è 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Madonna, meno male, meno male. Il che tira, meno male. Fanculo. Mi va benissimo, perfetto. Allora facciamo una cosa. Oggi è 26 settembre, quindi ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo. Quindi il 26 marzo dovrà finirà il calcio scommesse di Chedira. Allora, fine calcio scommesse Chedira, ma lo meno male, ragazzi. Meno male che stavo per tirarlo. Fino al 26 marzo, che Dio non sarà arruolabile. Io come sempre mi scordo che devo togliere gli imprevisti e l'RNG. Non mi entra in testa. Comunque queste sono le impostazioni degli avversari. Fatto tutto. Quindi, signori, detto questo, ci siamo evitati un imprevisto abbastanza pesante. Comunque, come potete notare, stanno già uscendo i primi segni di intesa. Tra Antenucci di Gennaro e Bianco e Meita, quindi non perdiamoci in chiacchiere e scendiamo in campo. Eccoci qua, signori, le squadre stanno entrando sul prato verde del San Nicola. Il Bari ospita la Vibonese nella quinta giornata del campionato di Serie C. Il Bari deve riprendersi assolutamente dalla brutta, anzi sfortunata sconfitta del derby contro il Taranto, che lo ha visto perdere posizione in classifica. Infatti al momento il Bari non è più primo, non è più capolista in Serie C, quindi vediamo di tornare subito alla vittoria. Tra l'altro, ora che ci penso, col Taranto è stato il primo gol subito della stagione, perché nello scorso episodio non abbiamo preso nemmeno un gol ed è stata anche la prima partita dove non abbiamo segnato. Di Gennaro in buca per Malamo, attenzione a Malamo col destro, ci arriva Marson. E alla fine non è calcio, no, sì, è calcio d'angolo. La butta in calcio d'angolo il giocatore della Vibonese. C'è Maras sul punto di battuta che va col destro a rientrare. Ma io devo capire. Ma scusate, ma io non avevo messo Di Gennaro come tiratore. Mi sono. Ma non sta. Scusa, ma Di Gennaro sta giocando. Perché tira Maras le punizioni? C'è scritto bello bello. Calci di punizione sinistra e destra, c'è cioè Di Gennaro come primo. Non c'è proprio Marras, perché sta tirando Marras? Boh, i misteri di Football Manager proprio certe volte. Calcio di punizione, Di Gennaro va col sinistro! La perla di Davide Di Gennaro! 1-0 per il Bari! Di Gennaro, io ti voglio troppo bene. Quindi andiamo negli spogliatori con il risultato a nostro favore. Io farei un bel non vi rilassare perché. Ora non ci vuole un attimo per mandare tutto in vacca. Di Gennaro si è demotivato, bene così. Quindi andiamo a giocare il secondo tempo. Di Gennaro, Marras, va da Malamo che si è inserito. Malamo però questi tiri, c'è cioè queste mozzarelle che tirate però no. Calcio di punizione di Gennaro sul secondo palo. Malamo ci arriva ma sopra la traversa. Malamo deve un po' aggiustare il tiro, eh. Voglio vedere un attimo una cosa, ma quanto c'ha Malamo in finalizzazione? 10, si sente, si sente. Mi sa che lo metterò ad allenare sul tiro a Malamo. Attenzione, si è fatto male Maras, fermi tutti, fermi tutti. Fa segno di voler uscire, perfetto, quindi dentro per forza Citro.
Cerchiamo di evitare infortuni gravi. Malamo va da Maita. Va dentro per Antenucci. Che bella palla, signori. Che bella palla di Maita. Bella palla proprio. Bellissimo assist per Antenucci che fa il gol del 2-0. E quindi adesso siamo un pochettino più tranquilli. Ricci va da Maita che va da Citro. Citro, attenzione, calcio di rigore. Citro atterrato dentro l'area di rigore. Quindi Antenucci sul dischetto per il possibile 3-0. L'arbitro fischia, Antenucci si prepara e col destro la mette nell'angolino basso. 3-0, doppietta di Antenucci. Siamo all'80esimo, ora sul 3-0 direi che la partita è ben messa in cassaforte. Anzi, sapete che faccio adesso? Abbasso un po' i ritmi, che tanto la partita è in cassaforte, è inutile spingere. Cito sulla, dentro l'area, butta in mezzo Antenucci, il portiere fa una papera clamorosa, non riesce a trattenerla e regala il pallone del 4-0 ad Antenucci. Ed è anche la tripletta per il nostro bomber. Ormai la partita è finita, 3 minuti di recupero sono belli che andati. Cerchiamo di tenere la porta inviolata almeno, per favore, ok? Arriva il fischio finale, quindi signori, buona questa partita, 4-0 contro la Fibonese. Abbiamo subito messo nel cassetto dei ricordi la sconfitta contro il Taranto. Quindi andiamo negli spogliatoi, facciamo un bel braccio distese e sono molto felice del risultato. Bene così. Andiamo a giocare l'ultima partita di questo episodio contro la Juve Stabia. Questa potrebbe essere partita ostica. E si giocherà il 29, quindi un turno infrasettimanale. Perfetto, perfetto. Quindi ho fatto bene a mettere il ritmo basso. Comunque, ci vediamo nel pre-partita. Ok, ci siamo. Giorno di Juve Stabia Bari. La classifica, ragazzi, al momento ci vede secondi. Il Taranto non è riuscito a vincere la sua partita, quindi siamo attualmente ritornati in vetta alla classifica. Questa volta però condividiamo il posto con Foggia e Messina. Comunque, andiamo a sorteggiare l'imprevisto per questa partita. Allora, da 1 a 24, come sempre, andiamo a sorteggiare. No, no, dai, però no, non è possibile. Non è possibile, dai. Ma stai scherzando? Mi prendi per il culo? Un'altra volta calcio scommesse. Ma che st... Ma perché? Ma che cazzo di sfiga c'ho oggi? Io non ho parole, io non ho parole. Ah, sei. 1, 2, 3, 4, bianco, perfetto. Proprio lui. E chi minchia mette adesso al posto suo? Devo mettere forza Lollo. Cioè, io non ci voglio credere. Allora, 29, quindi 29 marzo finirà il calcio scommesse. Ma cioè, io non lo so. Ma come si fa ad acchiappare per 2 volte di fila il calcio scommesse? Io non lo so. Non ho parole. Bene così, ragazzi, bene così, bene così. Quindi, detto questo, allora, Marras è stanchino, quindi bisogna mettere dentro Citro. Queste sono le istruzioni sugli avversari, quindi, detto questo, signori, scendiamo in campo e andiamo a giocare la partita contro la Juve Stabia. Amici e amiche tifosi del Bari, benvenuti a Castellammare. Oggi in scena ci sarà Juve Stabia Bari. Bari che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con due scandali, possiamo definirli così, mediatici, perché sono stati condannati per calcio scommesse due giocatori appartenenti alla rosa della prima squadra. Il primo è stato Khedira, poi il secondo invece è stato Bianco, quindi adesso il Bari dovrà fare i conti anche con vicende extra campo di Gennaro. In buca per Citro. Citro la mette in mezzo. Perché c'è? Cos'è sto lag? Cosa sto vedendo? Gliotti avanza oltre la linea di metà campo. Viene fermato da Eusepi, ma è la palla ancora per il Bari. Ricci supera il suo avversario. Chiude il triangolo Citro. Ricci in mezzo per Antenucci. Cosa ha sbagliato Antenucci? La butta fuori. Non ci credo. Non ci credo. Lollo, però ti devi svegliare, Lollo, non devi farmi questi errori di impostazione, Lollo, mannaggia a te, mamma mia, meno male. Ok, fine primo tempo 0-0, un primo tempo abbastanza equilibrato, lo dicono anche le statistiche, quindi andiamo negli spogliatoi, facciamo un bel... dobbiamo migliorare,
Ok, tutti motivati, perfetto. Andiamo a giocare il secondo tempo. Calcio d'angolo per il Bari. Di Gennaro sul punto di battuta. Va col sinistro a rientrare. Gigliotti ci arriva sempre Gigliotti. Però non c'entra mai la porta. Mallamo, bella questa palla per Antenucci. Ti prego, Antenucci, però no. No, però, questi tiri no. Dai, Maita, dentro per Antenucci. Ancora dentro per Mallamo. E niente da fare, c'è fuori gioco. Vabbè. Allora, cambi. Ricci è stanco, quindi dentro Mazzotta. Di Gennaro pure stanco, dentro Botta. E dentro anche Marras al posto di Mallamo. Calcio di punizione, attenzione a Mazzotta! Che brutta palla, che brutta palla. Si nota l'assenza di Gennaro su questi calci piazzati. Cito sulla sinistra, va indietro da Mazzotta, ancora Lollo, ancora Mazzotta, Lollo, Mazzotta in mezzo per Marras! Non mi dire che è fuori gioco. Fuori gioco di Marras, maledizione. Fucino avanza, ma non sbagliamo sti passaggi però, ragazzi, dai, svegliamoci. E dai, Rizzo, pure lui, arriva sul fondo, Frattali, firma evacuo. Allora, aspettate, non so se rischiarmela o no. Non metto offensiva, però alzo il ritmo, poi metto contropiede e passa velocemente e alzerei di una tacca sia la linea di pressing che la linea di difesa e mettiamo il pressing al massimo. Maita, in buca per Maras, Maras davanti al portiere, è ancora fuori gioco. E Marras, dai, che palle, un altro gol infannullato. Sapete che faccio? Faccio una cosa molto, che potrebbe essere molto rischiosa. Allora, mettiamo Maita qua, Scavone qui, Antenucci qui. Allora, mettiamo Simeri al posto di Maita. Facciamo Citro e Marras in supporto. E mettiamo Mazzotto e Pucino in attacco. E vediamo così come si comportano. Sto testando, questo è un modulo che sto testando proprio adesso. Vorrei portarmela a casa questa vittoria. Sono consapevole di rischiarmela, però me la rischio. Cioè, nel senso, voglio vincere questa partita. Quindi Rizzo va in mezzo per Evacuo che ci arriva di testa, ma nulla da fare. Siamo all'89esimo e c'è un'altra rimessa per la Juve Stabia. Va subito al cross di prima per. Me la sono rischiata e l'ho presa nel culo, tanto per cambiare. Invece no! E invece no! La prendete nel culo voi! Voi, Juve Stabia, ve la prendete nel culo! E dai, ogni tanto, un po' di meriti a questo allenatore. Di Cesare va a lancio lungo per Simeri, Antenucci. Cosa hai visto? Che hai fatto? Hai fatto il passaggio per il tuo amico immaginario, Antenucci, ma dai! E dai! Svegliati, Simeri, c'è un buco in mezzo, passagliela, niente, Scavone, Botta, Simeri, Mazzotta, prova il tiro! Antonio Mazzotta, messo esterno e invertito d'attacco, che fa il gol del drone, fermi tutti, aspettate, aspettate, intuizione poderosa dell'allenatore, esterno invertito d'attacco, messo Mazzotte e ha portato il gol del 2-1. Tutti dietro, non voglio sapere nulla. Tutti dietro, dobbiamo difenderla con le unghie e con i denti. Questa vittoria, con le unghie e con i denti. Mamma mia, signori, lo sapevo che questa partita sarebbe andata bene, lo sapevo. Grande intuizione con questa tattica. Attenzione, potrebbe esserci anche il 3-1, però no. Mazzotta, Citro. E finisce, signori. Si vince a Castellammare 2-1. Nel recupero si ribalta tutto. Cioè, stava partita è durata gli ultimi 4 minuti. Gol di Evacuo all'89esimo e poi il Bari nei minuti di recupero la ribalta. La ribalta con una grande intuizione tattica del mister. Quanto è bello quando vinci le partite così, che crea una tattica così dal nulla, con cognizione di causa, cioè è stata fatta con ragionamento, non a capocchia, come qualcuno potrebbe pensare. Quindi, ottima vittoria proprio nei minuti di recupero, ottima rimonta. Quindi, signori, chiudiamo
Chiudiamo questo episodio abbastanza turbolento. Due vittorie e una sconfitta. Quindi abbiamo perso 1-0 contro il Taranto, un bel 4-0 contro la Vibonese e un 2-1 in rimonta nel finale contro la Juve Stabia. Quindi classifica attualmente ci dice che siamo primi a 15 punti insieme al Foggia. Poi Palermo e Taranto a 14, Avellino a 13, Messina a 12, però con una partita in meno da recuperare, e poi tutte le altre. Quindi, signori, io chiudo qui il video, devo un attimo calmarmi perché è stato un episodio abbastanza movimentato, quindi se vi è piaciuto un bel mi piace, iscrivetevi al canale, seguitemi su tutti i miei social che trovate in descrizione e noi signori ci vediamo con un prossimo video. Ciao!